Buonasera a tutti, popolo YouTube, c'è una luce in faccia veramente oscena, non so perché oggi illumina così male. Top and flop della terza settimana di My Team. È una settimana che ha dato una collection molto interessante, sia quella di Chris Bosh, e tante conferme nella mia squadra durante la settimana post-Oktoberfest, perché vi ricordo che settimana sono stato in questo weekend scorso all'Oktoberfest, e quindi volevo mettere le birre come top and flop, però quello mi è sembrato troppo il troll, quindi alla fine non l'ho fatto. Quindi abbiamo tre nomi per i flop e tre nomi assolutamente per i top, quindi inizierei subito. Vediamo un po'. Allora, flop 3 della settimana. Pascal Siakam è sbloccabile se potete subito. Stile Reddish l'anno scorso, basta bloccare la collection e ricomprare gli stessi giocatori due volte e poi li potete mandare tutti alle aste, stesso identico cosa che si faceva per Reddish, ma non lo consiglio, a me non è piaciuto, però ad altri è piaciuto, magari non lo so. Banchero questa settimana, già la settimana scorsa mi stava giocando un po' malino, l'ho venduto, unlucky, però vabbè, Banchero è una solida carta, però questa settimana si è comportato molto molto male. Robert Horry invece, nuova entry della squadra, è durato pochissimo, non mi è piaciuto per niente, veramente poco atletico, che devo dire, ha giocato male. Quindi questi sono questi in questa settimana, perché questo format riguarda solo una settimana, non è né una, come si dice, né una, non sto facendo né una tier list, non sto dicendo che qualcuno è migliore di un altro, semplicemente questa settimana questi o quelli hanno giocato peggio. Rieccoci. Allora, è partita la bet. Come al solito vi chiedo a voi, no? Perché questa è la giornata di talk. Chi sono stati i vostri peggiori, raga? Io non vedo commenti nei video. Non avete top e flop. Nessuno. Non giocate. Che cosa succede? Allora, questa settimana il vincitore della flop 3 è Siakamone, clamoroso. Siakamone, regà, per me è un rilascio che non è usabile, in my opinion. Poi, per essere un 4 non può giocare, da 5 avrà vita brevissima, quindi secondo me Siakamone quest'anno rispetto all'anno scorso ci è andato Lopale, che era un god, gli hanno fatto del male con quel rilascio. È veramente difficile da cioè, raga, non può stare in campo, non so come dirvelo, cioè è un giocatore che non ha entrata, non è l'anno suo. La difesa quest'anno è molto nerfata, quindi non è così forte, cioè non ha mantenuto la CPU che per esempio ha mantenuto Batum o Smart. Ce l'ha, ma non tanta, già dall'anno scorso che era uscito tipo il Dark Matter, quello guardia che non difendeva niente, è da un po' che è stato nerfato da un po', e quest'anno gli hanno levato pure il rilascio, che era lento sì, ma almeno facevi verde. Questo è rapido, ma non si segna mai, quindi questa è la mia motivazione per cui l'ho messo nella flop. Allora, nomination top 3. Allora, questa è una top 3 clamorosa. Allora, se non sbaglio, Rossa sta la seconda settimana di come si chiama? Di My Team. E di Rose resta la mia point guard preferita. Quindi va in nomination assolutamente per la top 3 clamorosa. E poi Chris Bosh è una super carta, l'ho comprato ieri, quindi comunque dovete calcolare, parlo per chi betterà, che non l'ho usato tanto, però l'ho usato abbastanza ieri. E Iguodala, che rispetto alla settimana scorsa ha iniziato a ingranare, quindi sono tre super carte che sarà, raccomando, se ce l'avete usatele, soprattutto Bosh, che avete crediti, raga, è un game changer in questo momento. Allora, raga, per questa settimana facciamo partire Rullo. Allora, il migliore settimana per quanto mi riguarda il mio account è assolutamente Chris Bosh, è il mio uomo. Finalmente abbiamo lo stretch, raga. Quando l'ho comprato ho avuto un sollievo proprio averlo in campo. Cioè, sto bene adesso. Almeno un quintetto l'ho messo a posto, manca il secondo. Quindi il primo quintetto abbiamo messo a posto. Mitchell, Gode, Rosa, a seconda di chi ci gioca, sono tutti contenti. Iguodala è contento.
e si gode. Quindi, tranquillo, tranquillo, tranquillo. Eccolo lì. E regà, vediamo il video. Grazie mille per la visualizzazione. Spero che il content vi piaccia. Lo continueremo per un bel po' finché non vi stuferete. Vi invito sempre a mettere i vostri flop e top qui nei commenti. Un like, quello che è, per supportare questi contenuti. E ci rivediamo la prossima settimana. Arrivederci.